Castelfidardo alle battaglie ci è abituato e quella di 155 anni fa è considerata l'episodio conclusivo del Risorgimento italiano. Oggi come allora c'è una battaglia, solo calcistica per fortuna, contro il Giulianova. Il pericolante Castelfidardo affronta il tranquillo Giulianova nell'ultima apparizione casalinga della regular season. L'obiettivo a due turni dal termine è piazzarsi nel miglior posto possibile di classifica per giocare i play-out. La salvezza diretta infatti è solo un miracolo dopo la bruciante sconfitta di domenica scorsa subita per giunta in rimonta dalla Recanatese. Meglio essere concreti, battere il Giulianova, piazzarsi e prepararsi al meglio alla sfida salvezza della roulette dei play-out. I fidardensi negli ultimi 5 match hanno raccolto solo 2 punti, segnando 2 gol e incassandone 8. Solo 24 le reti sfondate dai biancoverdi, solamente il celano retrocesso ha fatto peggio. L'avversario odierno, il Giulianova, è già salvo e anche tranquillo, ma solo di classifica perché i giallorossi attraversano una profonda crisi societaria. Però questa incerta situazione non ha condizionato troppo i giallorossi, guidati con sapienza dal bravo e navigato Giorgini, che ha compiuto un mezzo miracolo in questa stagione. Per questo delicatissimo match a Mobili manca Carboni squalificato, ma sorride per il ritorno di Capparuccia. Vediamo insieme com'è andata allora tra Castelfidardo e Giulianova. Parte a razzo il Giulianova, che da calcio d'angolo crea un bel grattacapo alla difesa biancoverde, questione di centimetri, siamo solo al primo minuto. E non fanno in tempo a passarne nemmeno 3 di minuti che il Giulianova dalle prove del gol passa direttamente al gol. Raparo dalla destra taglia fuori tutta la difesa di casa, dalla sinistra sbuca fuori Mariani che di sinistro fa secco Ania Diegu per l'1-0 ospite. Castelfidardo 0, Giulianova 1, Mariani. Il vantaggio ospite scombussola e complica non di poco i piani biancoverdi che per rialzarsi e rimettersi in piedi ci mettono parecchio. Impegno tanto, pericolosità davvero poca e quella poca viene tutta da calcio da fermo. Al 17° su corner di Severini, al 23° ancora con Severini che trova la testa di Capparuccia e la difesa si rifugia di nuovo in angolo. Poi al 24° ancora Severini calcia in area, Sollo smanaccia e sventa. Il Giulianova si rifà vivo dalle parti di Ania Diegu con Gaetani, poi un minuto più tardi Tassi difende, perde, recupera palla sulla destra, serve a centro area Giansante che in acrobazia sfiora il pareggio. 37° Nassi su punizione dal vertice sinistro accarezza la rete esterna di Ania Diegu, quindi al 40° episodio più che dubbio in area giallorossa. Da corner di Severini, Capparuccia al momento dell'inzuccata viene affossato da Testoni. Per Bendandi di Ravenna si può proseguire. Nei minuti finali della prima frazione di gioco, Severini cerca di sorprendere Sollo, poi da corner, incornata di Capparuccia, salvata sulla linea da Nassi, a Sollo battuto. Sfortunato il Castelfidardo nei minuti finali del primo tempo, minuti finali che si riveleranno fatali anche nel secondo di tempo. Comunque, la prima metà di gara finisce così, Castelfidardo 0, Giulianova 1. Nella ripresa il Castello getta in campo tutto quello che ha. Già al primo Giansante arpiona il cuoio, lo difende, abbassa il baricentro, lascia libero il sinistro, Sollo miracoleggia. Entrano Sbarbati e Taddei nei biancoverdi, Pecoraro tra i giallorossi. 15° Giansante colpisce di testa in area ma fa il solletico a Sollo. Poi Sbarbati va via sulla sinistra, finta e controfinta e il suo cross è chiuso in angolo. Il Giulianova lotta su ogni pallone. Corre, contrasta, manovra, insomma non si lascia abbattere, o meglio si lascia abbattere solo dal magico sinistro di Severini che al 30° supera la barriera, supera Sollo e gonfia la rete per il pareggio del Castelfidardo. Castelfidardo 1, Giulianova 1, Nicolò Severini. Dopo il pareggio castellano inizia quindi un quarto d'ora di fuoco, Giorgini mette dentro Falco in attacco, ma a menare le danze sono i fisarmonicisti. 37° Severini pennella su punizione un cross col contagiri per la testa di Fermani che non inquadra la porta. Poco dopo è Falco dalla destra a far venire i brividi gelati ad Ania Diegu, ma poi riprende il Castello con Fermani che scarica il destro in girata, pallone deviato.
Insistono i padroni di casa, 44esimo, cross da destra contro cross da sinistra che trova Tassi a tu per tu con Sollo, ma il giovane numero 7 di casa spara alle stelle il match ball. Ma la partita ne riserva ancora un altro di match ball, sempre al Castelfidardo, e lo consegna nel destro di Sbarbati, che da dentro l'area spara alle stelle il colpo del KO. Finisce così, Castelfidardo 1, Giulianova 1. I biancoverdi erano all'ultima apparizione al Mancini, raggranellano un punto che è un brodino, dolce amaro. Da una parte evita ai castellani la retrocessione diretta, dall'altra la salvaguardia della categoria avverrà ai play-out e in trasferta per giunta, con la sola vittoria come alleata. Insomma, poteva essere la partita del risorgimento di classifica del Castelfidardo, e invece poteva e basta. In bocca al lupo quindi ai biancoverdi, anche se domenica prossima in trasferta San Benedetto del Tronto è bene prendere almeno un punto per star sicuri dei play-out. Il Giulianova gioca la sua onesta partita, squadra rapida con una buona manovra. Il vero problema dei giallorossi non è in campo però, ma fuori, in società, dove la situazione non è delle migliori. In bocca al lupo quindi per il prossimo anno anche ai giuliesi, da quelle parti sarà un'estate davvero di fuoco. Ce lo fa capire Francesco Giorgini, tecnico giallorosso, bocche cucite invece in casa biancoverde. Grazie, ma io penso che l'abbiamo fatto un po' tutti, dai tifosi, la stampa, qualsiasi. Qui sono dei ragazzi da elogiarli, perché io alleno da 35 anni, quindi ho fatto tutte le categorie. Sinceramente è un gruppo veramente bravo. Abbiamo grossi problemi di società, speriamo che si possa risolvere, se no la salvezza non è che serve a molto. Noi comunque abbiamo fatto il nostro dovere, adesso speriamo che venga fuori qualcosa. Sì, nel senso, è così grave la situazione tale da mettere a repentaglio anche l'iscrizione il prossimo anno? Sì, noi forse ci avremo un punto, mi sembra, di penalizzazione, però alla fine speriamo, ecco, che viene fuori una nuova società. Perché se no non serve a niente. Come è un peccato per Giulianova, per la città, per la tradizione calcistica? Ma è un peccato per Giulianova, perché abbiamo avuto sempre grosse tradizioni, noi per tanti anni abbiamo fatto sempre la C, però il calcio adesso è la base di tutto, conta le società, se non c'hai una società dietro non puoi fare niente.